Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento su Formula 1 2018 con la carriera di Mick Schumacher in Red Bull. Siamo veramente agli sgoccioli, siamo alla terz'ultima gara di questa incredibile seconda stagione che ci sta per ora vedendo protagonisti di questo mondiale insieme a Sebastian Vettel e a Lewis Hamilton, anche se Hamilton veramente sta facendo il tutto in una maniera molto altalenante. Vedete che ormai siamo diventati la monoposto numero uno di questa Formula 1 e l'obiettivo oramai, ragazzi, dichiarato è di vincere assolutamente questo titolo mondiale. Siamo i favoriti per farlo. Siamo i favoriti anche soltanto per quanto riguarda la classifica, visto che Seb, che in questo momento è secondo, ci segue a 9 punti di distacco. Ma noi abbiamo prima di tutto una nuova power unit completa. L'avete visto dal precedente video. Se non l'avete fatto, andate a vedere il Gran Premio negli Stati Uniti, che è stato veramente clamoroso. E soprattutto, ragazzi, il Messico è una pista dove riesco ad esprimere abbastanza bene le mie potenzialità, quindi è già dichiarato, ve lo dichiaro già in maniera anticipata, che in questa gara proverò a lottare per la vittoria. In realtà le cose non saranno così semplici perché in qualifica ci sarà la pioggia e poi in gara l'asciutto e il sole, quindi non sarà facile, soprattutto in Q3, riuscire ad ottenere un buon piazzamento e un buon risultato per la qualifica, ma cerchiamo di arrivare il più velocemente possibile alla Q3 per poi vedere dove ci piazziamo. In gara poi, ragazzi, si punta assolutamente a voler vincere. Tra l'altro vi dico anche di più, a vincere in fuga questa gara. Guardate pure cosa vi dico. Vorrei provare per una volta a scappare fin da subito e provare a vincere la gara. Però prima di arrivare a parlare di queste cose, vediamo effettivamente che cosa possiamo fare per questa qualifica. Ok ragazzi, per ora c'è in realtà assolutamente sole, ma sono convinto, vedete che poi si va a nuvolare e poi a piovere, quindi sicuramente poi la Q3 sarà sul bagnato, forse anche c'è il rischio della Q2. Comunque ragazzi, bando alle ciance, usciamo e piazziamo giusto giusto il tempo della Q1 per andare poi velocemente in Q2. Buono, 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 buono. Non perfetto come primo giro, abbastanza pulito, qualche sbavatura in qualche tratto, però fondamentalmente senza spingere più di tanto penso che saremo, oddio, settimi però siamo in questo momento. Non è sicuro allora forse che siamo nei primi 15, ero convinto di aver fatto un tempo un attimino più di sicurezza. Vediamo quanto scivoliamo giù. 1,15 e 138. Sì, però ragazzi nei primi 15 ci siamo dentro, dai. Non dovremmo avere grossi problemi. È vero che c'è ancora sotto Leclerc, che però non si sta migliorando per il momento. Però vediamo perché sono fuori. Scendiamo undicesimi, dodicesimi, occhio, tredicesimi dovremmo essere arrivati. Va bene, sì, ma va benissimo, ragazzi. 8 decimi e 6 di ritardo nei confronti di Lewis Hamilton. Ma ripeto, è stato un tempo veramente puramente indicativo, giusto per passare alla Q2. Sperando tra l'altro, ragazzi, che ci sia ancora il sole, tra l'altro, in questa Q2 no, già ci sono le intermedie. Merda. Ecco, da qua le cose si fanno complicate, eh? Perché io sinceramente speravo ampiamente, ma ampiamente, che ci fosse ancora il sole.
l'LQ2 e invece già, sta già piovendo a dirotto, ragazzi. Merda, questa è complicata, perché almeno partire dai primi 10 era una cosa che davo per scontato, ma con le intermedie sul bagnato in una pista dove non ho praticamente mai corso sul bagnato la vedo leggermente complicata come situazione. Infatti già sto andando largo, molto bene. Letteralmente un'acquazzone, ragazzi, questo, perché tutto sole, prova libera al sole, gara al sole. Al momento siamo in zona eliminazione. Dobbiamo rientrare nelle prime 10 posizioni e non potremo lottare per la prova finale. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Mamma mia, ragazzi, siamo dentro al pelo per il momento. Al pelo davvero.
puntata. Che palle, che palle, cazzo, cazzo. Non so se ce la faccio, non so se ce la faccio, qualifica è finita. Qualifiche finite ragazzi, vediamo, ma sono decimo, undicesimo, eccola là. Che palle, porca trota. Niente, convinto di fare il colpaccio qui in Messico, parto, vado in fuga, il gran cavolo ragazzi, undicesimi tagliati fuori, con un tempo pessimo tra l'altro, 1.26.549, tanto il ritmo sull'asciutto, tanto non ho il ritmo sul bagnato. Hamilton primo e Vettel terzo ragazzi, quindi sarà una gara ancora una volta completamente di rimonta. Certo che qui la rimonta mi sembra già un pelo più semplice rispetto che quello che sembrava negli Stati Uniti, però magari in realtà può essere che sia tutto invertito, eh. Di certo non sarà quella gara che mi aspettavo ragazzi, quindi mi raccomando, lasciate un mi piace, ci vediamo poi domani per la gara in Messico.